ragazzi, come scoprire, tornati al mio canale, bentornati, sono nel 12esimo episodio di God of War Ragnarok. Signori, siamo qua, Freya e Kratos sono riappacificati. Freya è tornata in serie, qui si è liberata dalle catene di Odino e ora deve fare i conti con suo fratello, quindi dobbiamo tornare indietro. Vediamo che cosa ci riserva. Sapete, stavo pensando, ma dove cavolo è Mimir? Eppure non lo vedevo, non lo sentivo parlare, raga. Torneremo al campo da questa parte. Oh, finalmente. Finalmente può aiutarmi con quei rovi. Scaglia le lame nei rovi luminosi e dammi fuoco. Fantastico. Sembrava felice del tuo ritorno. Oh, sicuramente gli piacerebbe più di ogni altra cosa tornare alla situazione di un tempo, lasciando a me le responsabilità del comando. E ora ci sbizzarriamo, ragazzi, ad aprire tutte queste cassone. Ok. Scaglia frecce contro nemici. Che figata. E ora li faccio male porco, sti bastardi. Nemici a sinistra! Sti bastardi! Marti. Salutatemi, Odino. Figli di puttana. Molto bene. Oserei anche dire. Si impara a usare quello che si ha. Il punto è che non voglio essere arrabbiata con Frey. È mio fratello. Per me è stata la persona più importante del mondo per metà della mia vita. No, facendo delle prove, raga. Ah no, queste sono le lame del caos, è vero. Queste piante sono identiche a quelle di prima. Il ghiaccio neutralizzerà rapidamente il veleno. Sigillo dovrebbe contenere il ghiaccio anche senza l'ascia. Ah. Ben fatto. Hai capito, Freya? Che coppiettina che siamo, raga. Io non leggo i tutorial, cioè, boh, vabbè. Andiamo. Attento, sono fuochi fatui, sono manifestazioni di magia runica. Ok, easy. Potrei mai sentirmi di nuovo a casa qui? Non credo, sai, tesoro. È successo.
Ora ci sono quei soffioni lì, capire come cazzo faccio a salire. What? Aspetta. Skoll e Ati sono a Vanheim. Sappiamo che i giganti li hanno salvati da Odino e portati qui. Guarda. La luce del sole sveglia le radici. Osserva come si allungano per salutare il sole. Bellissimo, no? Stupendo, raga, guardate altro che spettacolo. Che la coltre di neve di Midgard alla quale mi ero abituata. Mamma mia. La migrazione orientale. È proprio come la ricordo. Almeno non tutto il regno è finito nelle mani di predatori e aggressori. Credo che ci sia ancora qualcosa per cui lottare qui. Qualcosa da difendere, anche dopo tutti i danni subiti. Forse vale anche per Freya. Ah sì, Freya. Pensaci. Ambientazione da urlo questa, raga. Sento puzza di nemico. C'è? Non ce la farai senza prima distruggere la madre. È una specie di bulbo enorme. Non ti puoi sbagliare. Aia. Fanculo. Minchia, giardiniere, raga. Che cazzo di piantine. Gli ultimi due episodi, raga, ci hanno fatto poco bestemmiare. Ma ha perso un sacco di roba. I miei sigilli penetrano gli scudi. Difficili questi? Aia. Bifrost, sopra di te. Nemico, dietro di te. Hanno qualche possibilità contro la furia di Kratos, raga. A terra. Dietro di te! Ora sono in difesa! Sì, è vero, non lo uso mai il triangolo premuto, raga. No. Non vedo Freyr da tantissimo tempo. Non so nemmeno da dove cominciare. Cosa vuoi da lui? Delle scuse sarebbero un buon inizio. Voglio, scuse, woman.
Mi piace pensare che sia cambiato. Non mi rimane che lui. Paura che tra i due ci sarà. È dura chiedere il perdono quando ti senti indegno. Un bel fight. Ora come attraversiamo? Usa più sigilli per collegare gli elementi che conducono a luoghi difficili da raggiungere. Quando vengono collegati, questi sigilli crescono di dimensione e aumentano la propria brillantezza. Le pietre sigillo possono trasportare il fuoco oltre il fiume, fino a Rovo. Hai capito? Il perdono può essere potente, anche per gli indegni. Fu minchia. A insegnarmelo. Almeno tu hai una moglie da ricordare con affetto. So che sei morta. Nemici a sinistra. Scudo ora! Auca! Evita ogni attacco! Guarda! Sono i Tere, forse con le frecce. Oh, però complicated con tutte queste frecce, raga, eh. Ma però tutto ciò che il mio ex marito mi ha insegnato è che non c'è limite al baratro in cui un'anima può precipitare. Mi ha convinto a sposarlo per risparmiare la mia terra. Poi se l'è presa comunque. Ha fatto sparire la mia gente. Forse è ora che qualcuno ponga un limite. Che qualcuno faccia avverare la profezia di Groa. Io non desidero la guerra, Freya. La guerra è orribile, Kratos. Eppure lui ma è il dio della guerra. Se è stato un po' che si muore verso il Ragnarok. Potresti non riuscire a fermarlo. Lo farò. E se fallisci? L'ho preparato a sopravvivere senza di me se fosse necessario. Occhio alle piante. Apprezzano me, gli sconosciuti non molto. Lo vedo. Boca. Godo. Sentine di merda. Se tu vai di qua, io vado di qua. Ah, già aperte queste. Non abbiamo l'attrezzatura adatta. Strano. Cosa farai se non prepararti per la guerra? Non lo so, ma non voglio correre rischi con Atreus. Beh, ti consiglio di pensare in fretta se non vuoi che qualcuno scelga per te. Siamo tornati! Paparino a casa! Chissà Atreus in questo momento cosa sta facendo? Dormendo? Sì, certo. Dorme Atreus. Sei davvero tu?
Sei tornata da noi, finalmente. Sì. Dobbiamo brindare. Tu reclamerai il trono. Ricostruiremo tutto. Io e te contro il mondo, eh? Proprio come ai vecchi tempi. Io non posso restare. Io non capisco. Sei qui ora. E magari insieme ci riprenderemo quello che è nostro. Mi sono appena ripresa ciò che era mio. Ho ancora tanto da fare. Ma tu hai visto che cosa resta del regno, no? Contiamo davvero così poco per te. Metti in dubbio la mia lealtà. È Vanheim che ha voltato le spalle a me. Ah, continui a rivangare quella vecchia faccenda. Era mio dovere salvare il maggior numero di persone possibile. Era mia responsabilità. Tu non l'hai presa sul serio allora e da ciò che vedo non lo fai neanche ora. Tu credi che sia un gioco per me? Sì. Noi abbiamo perso tutto quanto solo per colpa di quel pazzo di tuo marito. La famiglia di lui mi aveva anche dato fuoco. Come ti aspettavi che potessi reagire? Come mio fratello. Come il ragazzo che mi spalleggiava a ogni costo. E che io ho sempre sostenuto, nonostante le sue scelte fossero egoiste. Mi aspettavo che tu venissi a cercarmi. Che per quanto fossi ferito o arrabbiato, non mi avresti abbandonata. Quando avevo più bisogno di te. Freya, ti prego, io... Io ti credevo morta. Ho convissuto per tutta la vita con quelle ultime orribili parole che ti ho detto. Hai una vaga idea di cosa significhi. Sapere di aver ferito con il tuo egoismo la persona a cui tenevi di più. Abbandonare te. Oh, Freya. Ero disperato. Oh, mi sei mancata moltissimo. Anche tu, Yngvi. Ma non voglio vincolarmi a un altro regno ora che finalmente sono libera. Manderò degli aiuti. E tornerò presto. È da molto che questa non è più casa tua. Fa quel che devi. Va bene, d'accordo, adesso basta. Non avete niente di meglio da fare che guardare due fratelli mentre fanno la pace? Voi due, venite. Che raga, Brock, un idolo. Non tu! Ci sono delle cose che dobbiamo sistemare. Prima, riprendetevi la testa. Idolo Brock, raga. Secondo, la magia di sigillo che ho fiutato sul tuo arco. Ottima idea, te la ruberò. Oh, Mimir. Che ne dici di un po' di magia sonica? Facciamo uno scambio? Va bene. Terzo, se non vuoi rimanere qui, sappi che Sindri e io ci ritroviamo a gestire una stamberga per dei disoccupati. Se sei stanca di congelarti le chiappe a Midgard, magari fateci un salto, tu e quel barbone, così saluti il tuo vecchio amico Tyr. Sei molto gentile, Brock. Potrei fare così. Allora a posto. Prezzo e sigillo sonico. A meno che prima non vogliate che vi ripari qualcosa.
Grazie, Brock. Beh, fratello, vuoi incontrare nuovi alleati o ce ne andiamo? Lascia la campana del Flare non appena sei pronto. Potete fermarvi a dare una mano a una signora? È come se fosse una mia arma lei, ragazzi. Letteralmente. Se dovesse avverarsi la profezia, potrebbe essere una protagonista lei, eh. Questa serratura è diversa. Per usare lo scalpello ti servirà un incantesimo. Bruna. Avanti, incidi la lettera. Incidi una runa sulla porta della camera nascosta così che Freya possa fare strada. Suna. È un in... Suna. Suna. Gli elfi lì da Freyr parlavano di una porta come questa ad Alfheim. Blateravano di un santuario degli elfi chiari oltre le terre aride. Andiamo ad Alfheim. Hai un favore. Ok, no. Dobbiamo continuare la nostra storia, ragazzi. Mi piacerebbe però giocarlo tutto. Chi fa voi? Beh, possiamo decidere al passaggio. Possiamo arrivarci in barca se eliminiamo quei rovi. Ricordi come fare? Dai. Ok. Nel fiume c'è un tronco caduto. Sopra c'è qualcosa che non riconosco. Ok, frecce soniche. Top. Andiamo. Quindi è vero. Quindi è vero. È vivo. Già, sì. Un po' malconcio. Ora dorme lì in uno sgabuzzino. Ma sta meglio. Come l'avete trovata? Soprattutto grazie ad Atreus, che ha capito come accedere alle profezie riservate dai giganti ai loro membri. Noi l'abbiamo saputo solo dopo la visita di Thor e Odino. A casa vostra. È ancora in piedi. A stento. Pare che la violenza fosse solo un diversivo per consentire a Odino di parlare in privato con Atreus. Avevo detto... Odino ha parlato con tuo figlio. Ti ha raccontato cosa si sono detti. Sì. Odino l'ha invitato ad Asgard. Per aiutarlo a trovare le risposte. Le risposte che cerca correndo verso il destino. Preoccupante. L'avevo detto che era un diversivo la battaglia con Thor. Parlarci, il passaggio mistico è più avanti. Altrimenti ho delle questioni in sospeso a Monte del Fiume, con cui puoi aiutarmi. Oppure cerchiamo il santuario elfico nel deserto di Alfheim. Per continuare l'esplorazione, dobbiamo rimuovere quel tronco dal fiume. Ah, raga, qua... Ho una voglia di andare avanti lì, ma... Bene, possiamo esplorare il fiume. E magari rimediare a qualche torto. Sarebbe figo, raga. Ma boh, io lo faccio. Ma bisogna tornarci, ragazzi. Non riesco a farle ste cose. Dai, su. Avrò modo di tornarci qua ad esplorare. Quando uno finisce la storia, speriamo. Dai, un altro giorno. Il Ragnarok sta arrivando. Bene, fratello. Prima che tu lo riveda, vogliamo discutere un approccio? Mi dirà dove è stato. Ecco il mio approccio. Ah, la classica diplomazia spartana. Aspetta. Hai detto che Odino l'ha invitato ad Asgard e che poi è scomparso per 2 giorni. Già, ma il giovane ha il buon senso di non... Non sottovalutare la forza di persuasione di Odino. Ha riempito di bugie la mente di mio figlio. E se volesse fare lo stesso con il tuo... Eh sì. Ed è quello che farà. Controlla Atreus. Azz. È
a quel roditore orbo che è in debito. Mangiami questo paio di noci. Bene, guarda un po'. Dietro che ce l'abbiate fatta, vostra divinità reale. Ho messo la tua magia di sigillo sull'arco dello stronzetto. Poi lui e Sindri si sono messi a discutere. Non so bene chi stesse urlando a chi, ma immagino che se la... Ah, questo è bello. Siamo cercata entrambi. Bene, su, forza! Ehi, Tyr! Sveglia! Hai compagnia! Forza, fa come se fossi a casa tua e piazzati lì. Nella sottospecie di studio di Sindri. Sicuro? Provaci tu a farlo ragionare. Io non ci riesco. Ah, sei tornato. Ora vuoi rispondermi? Riguardo cosa? Dove sei andato? Chi hai visto? Odino? Cosa? È questo che pensi? Vuoi negarlo? Rispondimi! Sei andato ad Asgard? No! Certo che no! E anche se fosse? È il mio futuro, la mia vita! Tu sei mio figlio! E perché non ti fidi di me? Se vuoi che mi fidi, allora dimmi la verità! La verità è che ti comporti da stronzo! Ragazzo, non lo convincerai con questi modi! Non ha nessuna fiducia in me! Va bene se lui ha dei segreti e anche la mamma! Non va bene! I suoi segreti gravano su di noi! Ah, è così? Non credi più nemmeno in lei ora? Non si tratta di tua madre! Tu non dici altro che bugie! E chissà da chi ho imparato! Adesso basta! Da quando è che prendi sempre le sue difese? Da quando è l'unico a dire cose sensate? Senti, stavo solo pensando di andare da Odino, ma era per una buona ragione! Non c'è nessuna ragione per andare da Odino. Lui ti offuscherebbe la mente. Ma l'avrei fatto per noi. Per impedire che capiti qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto è già capitato. Guarda me, o Freya, o Tyr. È stato Odino a farci questo. Che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso? Atreus vuole andare ad Asgard. Asgard? Ha battuto la testa per caso? Bravi, siete tutti contro di me ora. Tu devi scegliere chi vuoi essere. Uno che mente e mi nasconde le cose. O sei mio figlio? Scegliere? Io non ho mai potuto scegliere. Lasciami in pace. Ascolta. Lasciami andare. Ascolta. Lasciami andare. Merda. Cazzo. Atreus. Sono Sindri. Cerca di mantenere il controllo. Merda! Oh cacchio! Fantastico. Oh shit, boys! E ci sono i nemici. Signori, l'episodio 12 finisce qua. Ci vediamo questa sera alle ore 18. Qui da Capo di Square è tutto, lasciate un mi piace, un commento. Sarà una bella domenica sera sicuramente. Bella raga.